Vediamo adesso alcuni semplici esercizi sulla capacità elettrica delle sfere metalliche, come per esempio questa, una sfera metallica di alcuni centimetri di raggio. Abbiamo già visto che la sua capacità elettrica è dell'ordine del picofarad, cioè 10 alla meno 12 farad, perché tipicamente per poter depositare alcuni nanocoulomb di carica elettrica sulla sua superficie è necessario portarne il potenziale superficiale a valori dell'ordine del kilovolt, cioè le migliaia di volt. Allora ci chiediamo, se quella sfera fosse grande quanto la Terra, sfera metallica nel vuoto, quale sarebbe la sua capacità elettrica? Basta calcolarla con la formula che conosciamo, sostituendo qua il raggio della Terra che è circa 6.400 km e ponendo εr uguale a 1 perché intorno alla sfera c'è il vuoto. Il risultato che otteniamo è comunque ancora piccolo. Non arriva neanche a 1 mF. Allora ci chiediamo, ma allora quale raggio deve avere una sfera metallica perché la sua capacità sia di 1 F? Con la formula inversa poniamo la capacità 1 F e ricaviamo il raggio di questa sfera, che risulta 9 miliardi di metri, che è circa 1400 volte il raggio della Terra e quasi 25 volte la distanza Terra-Luna. Ricordiamo così, giusto per visualizzare il risultato in modo intuitivo, che la distanza Terra-Luna corrisponde a 30 diametri terrestri. Cioè, se noi mettiamo in fila 30 volte la Terra, come se fosse una collana, dopo 30 Terre arriveremmo alla Luna. Quindi capiamo che per avere una sfera metallica di capacità elettrica 1 F, il suo raggio deve essere gigantesco. Nell'esercizio 3 invece è rappresentato il caso tipico da laboratorio, quindi una sfera metallica di 3 cm di raggio, come può essere la sfera che vedevamo prima, oppure anche quest'altra più piccola, e che viene tipicamente portata al potenziale di qualche kilovolt, in questo caso 1 kilovolt. Sempre con la formula di prima, calcoliamo la sua capacità elettrica quando sta nel vuoto, ponendo il raggio uguale a 3 cm, e ricaviamo 3,3 picofarad. Vuol dire che sulla sua superficie si è depositata una carica di 3,3 nanocoulomb, che ricaviamo semplicemente invertendo la definizione di capacità elettrica, ricavando quindi la carica elettrica sulla sfera, moltiplicando la capacità per il potenziale superficiale, come indicato qua. Quindi capacità 3,3 picofarad per 1 kV. Ed ecco che abbiamo ritrovato i valori tipici da laboratorio, quindi 1000 volt di potenziale e alcuni nanocoulomb di carica elettrica sulla sfera. Poi ci chiede il campo elettrico in superficie, si può calcolare con la formula che abbiamo visto in un video precedente, cioè la formula del campo elettrico dove si sostituisce la distanza dal centro con il raggio della sfera e otteniamo questo risultato, che potevamo ottenere anche con l'altra formula, cioè dividendo la densità di carica superficiale della sfera diviso epsilon. In questo caso stiamo nel vuoto oppure nell'aria, quindi epsilon vale epsilon 0 del vuoto. Poi ci chiediamo a quale potenziale bisognerebbe portare la sfera metallica per farle accumulare una carica di 1 coulomb. Noi sappiamo che una carica accumulata di 1 coulomb è una cosa assurda, che non è possibile da realizzare. E infatti questo ce lo conferma anche il calcolo del potenziale. Se ricaviamo il potenziale necessario per depositare 1 coulomb di carica sulla sfera, quindi sostituiamo Q 1 coulomb, diviso la capacità elettrica della sfera 3,3 nanocoulomb, troviamo 300 miliardi di volt, che è una cosa ovviamente assurda, cioè noi dovremmo disporre di un alimentatore di alta tensione che arriva a 300 miliardi di volt. A quel punto riusciremmo a depositare sulla sfera una carica di 1 coulomb.